Moro Psichiatria. Il contributo infermieristico al tavolo del Dipartimento di Salute Mentale è stato quello di mettersi in rete con gli altri professionisti seduti al tavolo, medici, farmacisti, specialisti, per poter elaborare delle modalità, delle linee guida per intercettare i disturbi cognitivi. È stato molto apprezzato il lavoro degli infermieri in quanto portatori di quella vicinanza per l'utente in tutti gli ambiti. Oggi stiamo anche pensando all'infermiere di famiglia e quindi colui che è più prossimo al senior, come è stato definito qui. Quindi abbiamo elaborato una serie di strumenti proprio da sottoporre, molto semplici, che l'infermiere può sottoporre ai propri assistiti, alle persone a lui vicine per intercettare i disturbi cognitivi.